Come ogni mattina andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani lucani oggi in edicola. Partiamo come sempre dalla Nuova del Sud, pure l'album delle figurine PD. Nuove contestazioni dalla Corte dei Conti alle spese pazze dei gruppi consigliari della Regione. Per idem, almanacco e sito internet che non funziona, spesi 17.000 euro di soldi pubblici. E poi il capitolo collaboratori. Bordate da Viggiano, Crocetta ed Eni mettono i siciliani al posto dei lucani. La politica PD Matera è stato un nulla di fatto. Sanità, l'ira dei sindacati, mancano i posti letto, ma la Regione dà 200.000 euro ad una fondazione. Taglio medio, troviamo la cronaca, botte, minacce, la casa incendiata a Potenza, imprenditore taglieggiato nel mirino di due concittadini. Volevano estorcere denaro al titolare di una piccola ditta per lo smaltimento di abiti usati. E poi cronaca giudiziaria confermata ai domiciliari per le maestre di Atella. Come sempre il meteo è curato da Gaetano Brindisi sulla Nuova del Sud. Finisce in una crepa e vola dalla bici, 30 giorni di prognosi per un giovane di Matera, le strade vergogna della Basilicata. E nella foto la bici del giovane ciclista materano conficcata nell'asfalto della strada che unisce Miglionico a Pomarico. Poi grande spazio dedicato anche alla pagina sportiva Lega Pro. Matera caccia di punti playoff ma senza tifosi, vietata infatti la trasferta a Torre Annunziata ai supporter materani per la sfida di oggi contro il Savoia. Una partita decisiva sempre in Lega Pro, Melfi Barletta oggi vale tantissimo. La notizia di ciclismo, Giro di Catalogna, Pozzovivo scala il podio, ora è secondo. E infine il calcio a 5 di Serie A2, a Policoro non è derby ma sfida sopravvivenza. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata. Progetti pilotati e la sede del comune rischia il crollo. Castelluccio Superiore, una perizia voluta dalla Procura, parla di edificio illegale e pericoloso. Il tecnico che si informa su Wikipedia. Sarebbe costruito violando le norme antisismiche, va sequestrato, è solo un tassello dell'inchiesta che vede indagate in tutto 35 persone. Sempre le elezioni a Matera, primarie civiche domani a Matera, al voto. Poi la notizia di sanità sulla reumatologia, San Carlo, eccellenza reumatologia, diventerà istituto di ricerca. Buona sanità, il 61% dei ricoverati da fuori Basilicata, il sottosegretario De Filippo ha i requisiti per essere istituto di ricerca. E Pittella svela il progetto di un nuovo pronto soccorso per l'ospedale Potentino. La notizia di cronaca che arriva da Bucaletto a Potenza, tentata estorsione, li aiutavo e loro mi minacciavano. Marsico Nuovo, inquinanti al Pozzo Pergola, sospendere i lavori subito dopo le analisi shock dell'ARPAB. Cinema, il film del Lucano Faretta al Festival di Atlanta, Monte d'Oro è l'unica opera italiana in concorso. Poi ancora a Potenza, via Bonaventura sarà eliminata la penzolina shock e poi turismo, guardia Perticara e Valsinni premiate dal Touring Club. E chiudiamo con il quotidiano del Sud, in apertura la pagina politica che arriva da Matera, due documenti senza sintesi, la querelle del PD. Matera 2015, Salvatore Adduce, comincia la campagna elettorale, rotti tutti gli indugi, spuntano in città i primi manifesti. Il dettaglio di 6 giorni di confronto infinito. Intanto Matera 2020 punta su un exploit, domani alle primarie. Petrolio, nuovi permessi di ricerca, 5 no dalla Regione. Terlizzese, in Basilicata le tecnologie più sicure. Al Comune di Potenza l'assessore Pepe si dimette per candidarsi a sindaco di Tolve. La notizia da Potenza sulla sanità, al San Carlo un nuovo pronto soccorso. CGL Cisle Will, la fondazione sanitaria, un ente inutile e spreca risorse. A Potenza ammortizzatori in deroga, falotico, i soldi ci sono ma restano congelati al Ministero. La notizia di cronaca poi che arriva da Bucaletto, a Potenza, estorsione tentata, incendio alla casa, arrestati RAS di Bucaletto. A Melfi il media show, il gran finale della sfida in multimedialità. E poi a Lago Negro via agli espropri per realizzare l'ospedale unico per acuti. Anche qui poi spazio allo sport, a Salandra i tifosi querelano l'arbitro per una squalifica, Lega Pro tornano in campo Melfi e Matera e domani torna l'ora legale, questa notte le lancette andranno avanti di un'ora.
Bene, ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che l'informazione della Nuova TV torna alle 10 con il TG Flash. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci.